Ciao ragazze, allora oggi video haul. Giorni fa, come ben sapete, mi è venuta a trovare la mia amica Mara. Siamo state 3 giorni insieme, io, lei, Marco, il ragazzo con il mio fidanzato Enzo. Siamo andati in giro e abbiamo fatto vedere Salerno, io in particolare perché ho preso la mattina, insomma, libera dal negozio e ho fatto tipo la guida turistica di Salerno, poco professional. Ci siamo divertiti tanto. Mara e Marco sono davvero delle persone speciali. Ringrazio veramente YouTube che mi ha permesso di conoscere persone così. Non vedo l'ora di rivederli. Sicuramente io e Enzo, il mio ragazzo, li andremo a trovare nella loro città. Non vedo l'ora, sono troppo troppo contenta. E anche questa volta Mara non si è regolata. Mi ha portato un pensierino, cioè un pensierino, cioè un mare di roba come sempre, che non ce n'è bisogno, lei lo sa, però è sempre una pazza, gliel'ho detto anche dal vivo, non ci fate caso che ho la mano piena di swatch, ma è per farvi vedere i vari prodottini. Comunque davvero non si è regolata, non c'era bisogno davvero di tutta questa roba. Già il regalo più grande è che lei è venuta a trovarmi a Salerno, sono troppo troppo contenta di aver avuto modo di conoscerla dal vivo. Siamo andati a fare shopping insieme, le ho portato un pochettino nei negozi, l'ho portata al banchetto magico, insomma l'ho portato un pochettino in giro a Mara. E niente, io saluto a Mara e a Marco, vi mando un bacione ragazzi e sicuramente veniamo a trovare, io penso. E nulla, adesso passiamo alle frivolezze, però insomma, cioè, non potevo non fare questo video il ragà perché mi ha mandato delle cose stupende. Davvero stupende. Allora inizio con farvi vedere allora i prodotti che mi sono sbocciata sulla mano. Allora inizio con queste due meraviglie qui. Vedete, questo ombretto verde e questo viola, che vedete è un duochrome stupendo, super super pigmentati. Questa è solo una passata praticamente. Me li sono già preparati per comodità e sono questi due ombretti di moda che io, sempre grazie a Mara, avevo già avuto modo di provare. Se non che una volta che insomma, lei mi aveva spedito un pacco, c'era dentro questo ombretto, il pacco, praticamente questo ombretto mi è arrivato spappolato e sparso in tutta la busta, in tutto il cartone, insomma, del pacchetto, e non sono riuscita neanche a metterlo, diciamo, dentro a uno jar. Niente, e Mara è stata così gentile da prendermelo in cialda. Vedete, è questo bellissimo viola duochrome. Praticamente, vedete, è questo qui, fighissimo. Cioè, questa marca moda da me non c'è, però guardate, merita davvero perché è stupendo. Cioè, gli ombretti sono super super pigmentati, fanno impressione davvero. E questo è il verde, molto molto scimmerosi, molto luminosi. Cioè, per farvi capire, non vi dico stronzate, vi faccio vedere. Sfiorato appena, e scrivono che è una bellezza. Vedete? Cioè, assurdo. E mi ha preso questi due ombrettini qui di moda. Ultimo che mi pulisco, veramente sono tutta impapocchiata, però cioè, sono stupendi davvero. Poi mi ha preso questi due ombretti della Winnie. Io ho delle palettine di questa marca qui e sono veramente carinissime perché gli ombretti sono davvero super super pigmentati. Allora, il numero 16 è questo qui di sotto. Ed è un bellissimo rosa antico, vedete, shimmer, molto molto bello, con una punta di marrone all'interno, vedete com'è luminoso, cioè stupendo. Ed è, e ha, diciamo, per questo packaging qui, tutto, ha questo packaging qui, se volete trovarlo, insomma, in giro in qualche negozietto. E poi mi ha preso questo che è stupendo ed è il numero 18. Praticamente è questo fucsia borgogna qui, spettacolare, davvero spettacolare.
Questo qua l'ho già utilizzato, l'ho messo su tutta la palpebra ed è veramente super super intenso. Poi vi farò qualche foto quando lo riutilizzerò e merita, merita davvero, è davvero stupendo. Poi mi ha preso questi due ombrettini di Essence della linea permanente e sono gli Holographic Effect, il 74 e il 75. Allora, vi faccio vedere questo qui che è il 74 Peach Beach, che è stupendo, ed è questo qui che vedete in alto. È super super scrivente rispetto, vedete? Rispetto agli altri ombrettini mono di Essence della linea base, è scriventissimo. Cioè, è spettacolare. Già l'ho provato con un trucco ed è stupendo. Troppo, troppo bello. Cioè, vedete? Luce allo stato puro. Veramente bellissimo. E sempre di questa linea qui mi ha preso questo lilla, che si chiama Purple Clouds ed è, attimo solo, se lo riesco ad aprire forse ve lo faccio vedere, eccolo qua, è questo, è un lilla con dei riflessi rosa, è molto molto particolare e luminoso, purtroppo la luce è veramente troppo troppo intensa. Vedete, per farvi capire il colore, è stupendo. Anche questo qui già l'ho utilizzato per illuminare il condotto lacrimale ed è davvero bellissimo. È un lilla con dei riflessi rosa, viola, è davvero molto molto particolare. Io non li conoscevo, che diciamo aveva fatto della linea permanente anche questi tipi di ombrettini qua olografici. Sono rimasta davvero stupita perché sono super scriventi rispetto a quelli normali della linea base e davvero fanno un effetto fighissimo. Poi mi ha preso due blush, uno più bello dell'altro. Inizio con questo qui di Essence, che è dell'edizione limitata Cookies e Cream, ed è lo 01 Cake Pop Death Top, e praticamente è un Baked Blushed Blush, Baked Blush, avevo letto male, e praticamente sono dei blush cotti, satinati, e lo swatch è questo qui, super super scrivente, è davvero assurdo, ma ha un colore davvero bellissimo, cioè stupendo, stupendo, meraviglievole, come per citare la mia amica Fede, è davvero meraviglievole questo blush qui. E lo stesso vale per questo qui della P2 che già vi ho mostrato nel topo, ed è il della linea limitata Dress Code Happy Look of Love Blush. E praticamente questo blush qui sarebbe questo rosa che vedete qui sotto. Spettacolare, questo qui è della P2, ha un packaging, raga, stupendo, cioè troppo troppo carino. Mi dispiace anche usarlo, mi dispiace anche usarlo per quanto è carino, veramente stupendo. Io senza parole, davvero. Poi vi faccio vedere questi due prodotti labbra. Allora, il primo che vedete è questo rossetto rosso rubino con una punta di fucsia all'interno ed è un rossetto della Catherine Harley Silky Touch. Il packaging è carinissimo e porta tipo questo nastrino che insomma si tira e c'è poi il prodotto, vedete anche come è fatto il rossetto, è molto molto carino e il colore praticamente è questo qui.
Ha un finish sheer lucido, però allo stesso tempo molto molto coprente. È davvero molto molto bello come rossetto. Io ancora però lo devo provare. Sulle labbra adesso mi vedete un altro prodotto mi ha portato Mara. Praticamente è questa lip varnish finish matte della COST ed è un rossetto liquido che non l'ho ancora visto qui da me perché se no lo prendevo sicuramente. È questo che mi vedete su. Ce l'ho da un bel po', insomma, poi sto girando video, quindi sto parlando, si sarà anche un pochettino rovinato, però come potete vedere dallo swatch, praticamente è proprio matte, vedete? Cioè, è lucido quando voi lo andate a mettere e poi si asciuga. Sono come le tinte di Mua, le Luxe, se non erro, e quelle lì nuove della Revolution. Praticamente anche la COS ha fatto questa tipologia di prodotto. Allora, la tenuta non è male. Comunque è rimasto bello intenso, non c'ho, ma cioè, ho soltanto bevuto su, però davvero non è male la tenuta, non secca neanche tanto le labbra, è confortevole, davvero un ottimo ottimo prodotto. È la prima volta che lo indosso, però mi ha fatto subito un'ottima impressione, mi sta piacendo davvero tantissimo. Poi, sempre per quanto riguarda il make-up, vi faccio vedere questo pennello qui della marca Ebelin. Ed è fatto tipo un pennello piatto con setole sintetiche, fatto insomma bello cicciotto. Io l'ho utilizzato per questo trucco per sfumarci il marrone. Nella piega e devo dire mi è piaciuto perché comunque essendo abbastanza rigido permette anche di disegnare bene la sfumatura. È un po' difficile, diciamo, da manovrare per ragazze che non sono proprio espertissime, però per le ragazze semmai che amano, insomma, già sono pratiche con le sfumature per gli ombretti, eccetera, eccetera, lo consiglio perché comunque permette di disegnare insomma bene la sfumatura, di sfumare sopra bene il prodotto. Mi è piaciuto davvero tanto ed è oggi è il primo giorno che l'ho utilizzato, però nulla da dire. È bello robusto, mi piace, mi piace, mi piace. Poi il pezzone, la palette della P2 che già vi ho mostrato e sbocciato un pochettino nel topo. Io quando l'ho vista sono rimasta senza parole, davvero, perché l'avevo vista su Facebook, però mai all'idea che Mara me la portava, cioè sono rimasta sconvolta, davvero, senza parole mi ha lasciato quella pazza. E la palette è questa qui, non so, vi ripeto, neanche la collezione. Dietro è fatta in questo modo, con le varie cialdine, poi ci sono gli ingredienti di ogni singola cialdina. E davvero un'ottima, ottima palettina. Il packaging è bello robusto, mi ricorda molto il packaging della India che ho di Paola P. La stessa identico formato, cioè uguale. Ha uno specchio enorme all'interno, solo che costa penso la metà rispetto a Paola P. Che voglio dire, cioè, per carità, gli ombretti sono buoni, però hanno un prezzo abbastanza elevato. Comunque, raga, guardate, cioè, stupenda. Veramente stupenda. Così si vedono proprio benissimo. Bellissima, davvero bellissima. Se vi interessa, vi posso fare sia qualche tutorial. Vabbè, tutorial sicuramente ve ne farò, ma una review, diciamo, approfondita con tutti gli swatch. Se vi può interessare, la faccio davvero con piacere. All'interno abbiamo due ombretti matte, che sono tre ombretti matte, che sono i due marroni e il lilla, che è questo qui. Che ecco, forse così si vede che è lilla, e i due marroni. Poi il resto sono tutti, oddio, sono tutti satinati e shimmer. Davvero stupenda. Sono rimasta senza parole, che ve lo dico a fa, davvero non riuscivo a pronunciare una sillaba. Sono veramente, guardate,
È una pazza, una pazza, una pazza, perché poi l'avevo vista il giorno prima, gliel'ho detto, ho detto, cioè, io sono senza parole davvero, troppo, troppo contenta. Se mi si è fatto anche il fiocchettino, vabbè, fa niente. Comunque, poi per ultimo, ma non per importanza, mi ha preso questi aggeggini qui, mi ha portato questi aggeggini qui che praticamente servono. Per quando uno si trucca, vedete? Bella. Non, a me non reggono molto, ma perché i miei capelli sono strani, cioè sono molto molto doppi. Però per le ragazze che hanno capelli normali, non hanno i capelli come i miei, bella, rimango così per tutto il video, dai. Per le ragazze che hanno capelli normali sono molto utili perché non vi fanno, che ne so, vi siete fatti appena la piega dei capelli, che dovete mettervi le pinzette, le cose per truccarvi, prendete questi aggeggi e poi ve li togliete senza creare, diciamo, scompiglio ai capelli che avete appena, insomma, lavato, avete appena, li avete appena messi in piega, diciamo. E poi mi ha preso questi orecchini qui in fimo, sono fatti a mano. Praticamente raffigurano una boccettina di smalto, sono molto molto carini, portano un brillantino qui. Molto molto carini, sono col viola, deliziosi, veramente bellini. E poi mi ha preso quest'altro orecchino qua con la nota musicale, figata. Vedete? L'altro non l'ho preso, l'ho lasciato là dentro, però è davvero stupendo. Questi qua, secondo me, con una bella pettinatura alta sono molto molto graziosi. E per ultimo, ma non per importanza, ha preso questo struccante che si trova in una catena di supermercati della sua città, che da me non c'è, ed è della marca Fior di Magnolia. È uno struccante bifasico. Ha detto che è molto economico, non mi ricordo il prezzo, ragazze, ed è 150 ml di prodotti, quando poi gli struccanti che ho preso io sono sempre da 125 ml. Quindi è davvero un'ottima cosa perché ci sono 25 ml in più di prodotto. E sempre, insomma, consiste sempre nell'agitare il prodotto. Appena si ottiene una soluzione di questo tipo qua, si procede, insomma, a prendere il baduffolino e a struccarsi. E non vedo, insomma, l'ora di provarlo. Il tempo di finire quello lì di Nivea e userò questo qui. L'ho provato solo per struccare così leggermente la BB cream e devo dire mi ci sono trovata molto molto bene. E strucca bene, delicato. Come prima impressione, vi ripeto, l'ho usato solo una volta, è davvero buono. Comunque non vedo l'ora di provarlo. E niente, ragazze, questo è quanto. Io mando un saluto enorme a Mara e a Marco. Vi lascio, io, no, me li lascio, dai, che sono fashion così. Vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video, Maro quanto sono idiota. Ciao!